È un flusso continuo di famiglie in fuga che arrivano a bordo degli autobus o su auto private. Sono già centinaia i profughi ucraini arrivati a Salerno, in fuga dalla guerra e terrorizzati per i familiari rimasti in patria sotto le bombe, come raccontano al nostro microfono Giulia e le altre famiglie. Io ho tutta la mia famiglia lì, mamma, papà, mio fratello. Loro tengono duro e piangono, ma tengono duro. C'è mia cognata con due figli che vorrebbe scappare adesso perché hanno paura, però non sanno come. Questo mio figlio è arrivato da Ucraina, diciamo vicino Leopoli. Niente, lei mi ha portato due bambini, due nipoti, che sto qua, sto lavorando da anni, ma lei deve tornare a casa, dice che non lascia lavoro, non lascia marito, vuole stare là, vuole difendere il suo paese. 24 ore state sulla frontiera, una dopo 24 ore sull'altra frontiera, è stato un po' difficile per arrivare, però meno male che arrivate. È tutta bambandata, però loro non possono, dice non ci sta né luce, gas, niente, acqua, state così, non posso pure fare contratto con telefono. Ma è polemica per il mancato coordinamento istituzionale. Il sindaco di Salerno ha espresso il proprio disappunto per la gestione dei flussi in città. Mi recherò in prefettura e chiederò un colloquio con il prefetto per mettere su una macchina organizzativa che in qualche modo ci metta a riparo anche da arrivi improvvisi, non programmati.